Con questa posso andare avanti e indietro. Buongiorno, bisognerebbe mai passare davanti allo schermo? Bene, io sono un medico, con molti già ci siamo incontrati in altre occasioni. Sono specialista in medicina interna, fitoterapeuta, omeopata, sono anche un medico ayurvedico, mi occupo di metabolomica, nutraceutica, nutrizione, medicina integrata, come si potrebbe anche esprimersi. Bene, parlerò del mio punto di vista. Nel mio punto di vista, per esempio, il bicchiere non è vuoto. Il bicchiere è pieno di aria, è pieno di etere. L'etere, per la nostra antica tradizione, è l'elemento che in sé contiene gli altri elementi. Se qualcuno è mai stato nel giardino di Minerva, a Salerno, ci sono delle immagini bellissime degli elementi, attualmente peraltro anche pare anche ben individuate nelle particelle subatomiche, quindi spazio o etere, aria, fuoco, acqua e terra, e le piante sono catalogate, classificate per quanto riguarda il loro effetto secondo appunto queste categorie. Quindi quel bicchiere vuoto è pieno di forze, pieno di energia. Ci esprimiamo con un linguaggio che è molto simile, ma il punto di vista apparentemente è diverso. Quindi la mia esperienza appunto è quella di un medico che nel corso della sua attività ha cercato di man mano valutare tramite l'osservazione, che è maestra in tutto, in particolare tramite l'osservazione personale. Il medico, come qualsiasi osservatore, non è mai neutrale. Quindi il primo punto di vista della nostra osservazione richiama il teorema di Bohr, la Copenhagen View, per il quale appunto tutti siamo coinvolti. Quindi anche nel momento in cui pensiamo di essere completamente neutrali, la nostra stessa presenza, la nostra stessa idea, la nostra stessa energia determina un campo, perché siamo un campo. Certo, il microfono crea un rallentamento, una deviazione del campo, ma noi siamo un campo. La nostra energia chimica si manifesta come energia elettrica, tant'è vero che registriamo l'elettroencefalogramma, l'elettrocardiogramma, l'elettromiografia e viceversa utilizziamo delle scariche elettriche per ottenere delle modulazioni fisiologiche in condizioni patologiche. Lo shock eseguito tramite appunto delle scosse. Quindi il vero problema nella clinica è individuare un sistema integrato, olistico, come si diceva in passato, ma anche la parola integrazione nel tempo sicuramente verrà riformulata, perché non c'è forzatura nell'integrazione, la vita è vita ed è tutto. E quindi un sistema che consenta nell'entrare nel dialogo tra soggettivo e oggettivo. Un problema di epistemologia della scienza, di filosofia della scienza, ma il mio background deriva anche da competenze, anche di pedagogia medica, tramite alcuni dei miei maestri, di Vermont, Jean-Jacques Gilbert, parlo dell'Università di Bobigny di Parigi, dell'OMS di Ginevra, dove è molto importante per raggiungere un buon livello di obiettività sempre l'attenzione su di noi, sull'osservatore. Praticamente nel momento in cui noi osserviamo,
noi soggetto e l'oggetto, innanzitutto osserviamo noi stessi, cosa che molto poco frequentemente teniamo nella nostra consapevolezza, noi ci poniamo sempre con un distacco esteriore verso un oggetto che consideriamo il paziente, in quanto medici. Bene, nel momento in cui noi ci poniamo, creiamo un campo di energia, creiamo un dialogo in cui si instaura che cosa? Una dinamica e così via, variabile a seconda della polarità di questi campi, e molte volte cerchiamo quello che vogliamo vedere. Esaminiamo secondo, tra virgolette, dei pregiudizi legati a che cosa? A quella che è la nostra consapevolezza, a quella che è la nostra coscienza nei termini di competenza anche professionale. Tant'è vero che quando ci troviamo di fronte a degli aspetti patologici da noi non completamente inquadrabili, dubbi, abbiamo nel nostro albero decisionale degli step in cui man mano iniziamo un invio del nostro paziente nel nostro percorso diagnostico e terapeutico verso colleghi che magari hanno una competenza più specialistica, settoriale, perché sfugge da questa interazione, ma il nostro campo è sempre presente. Quindi il primo aspetto, la prima innovazione che deve essere tenuta presente in una nuova metodologia che tenga in considerazione la biofisica è questa. Noi siamo presenti, anche qui noi siamo presenti, quindi anche la nostra percezione, anche la nostra capacità di seguire, di apprendere, in effetti noi evochiamo, nelle nostre cellule c'è la memoria di tutti gli elementi. Nel momento in cui noi respiriamo entra aria che racconta storia di tutto ciò che ha incontrato, nel momento in cui noi beviamo l'acqua ci porta la storia di tutto ciò che ha incontrato. Nel momento in cui stabilisco un programma nutrizionale dove è presente una quota di proteine di origine animale, quella quota di proteine che entra nel mio organismo mi racconterà la storia di quell'animale. Nel momento in cui introduco dei carboidrati che provengono da alcuni vegetali, quei carboidrati mi racconteranno la loro memoria. Quindi campi di interferenza soggettivo e oggettivo, dove noi ovviamente ci poniamo nell'atteggiamento di cercare di penetrare il più possibile in questo spazio oggettivo, cercando di sovrapporci, cioè cercando di fare in modo tale che la nostra soggettività sia in grado di valutare e comprendere perfettamente lo spazio oggettivo. Alcuni ambiti di certezza però progressivamente, man mano soprattutto che nuove scoperte, tecnologie, nuove acquisizioni, potremmo dire man mano che procede il nostro livello di consapevolezza, il nostro campo di coscienza evolve, bene, a un certo punto cominciano a essere minate, noi cerchiamo di abbarbicarci alle nostre credenze, ovviamente sono vitali, ci danno sicurezza, ci danno radicamento, ma queste credenze man mano vengono sostituite da altre credenze, da credenze più rigide a credenze che noi riteniamo nuove, più flessibili. Già il termine flessibile è un termine che nel settore della metabolomica è stato introdotto dal gruppo di lavoro di Ben Van Hommen, Olanda, col quale ho tenuto negli anni passati anche degli eventi formativi, flessibilità metabolica. Quindi anche in questa interazione flessibilità.
Quindi torniamo in questo settore. A noi interessa entrare in questo spazio. Le nuove tecnologie ci aprono delle porte. E in queste porte abbiamo anche dei richiami al passato, al giardino di Minerva. In una terra etrusca, Bologna ha anche una storia etrusca, in cui per tradizione, se ci spostiamo in alcuni territori, ancora viene tramandato nelle famiglie un esame che è collegato al flusso del sangue, l'esame del polso. È un esame che è inserito nella tecnica di diagnostica di medicine tradizionali, soprattutto orientali, come appunto la medicina cinese, come la medicina ayurvedica, ma in realtà fa parte della nostra storia mediterranea. Gli etruschi valutavano tramite il polso, sentivano le pulsazioni, quindi sentivano le vibrazioni del sangue che giungevano all'arteria radiale e tramite questa arteria recepivano che cosa? Delle informazioni fornite da elementi, perché l'obiettivo era quello di poter entrare, di poter penetrare in settori sempre più sottili. Quando noi eseguiamo una diagnostica su un prelievo di sangue, questa diagnostica ovviamente ha una possibilità, posso fare un'emogas analisi, nell'emogas analisi posso calcolare la tensione di ossigeno, la tensione di anidride carbonica, i lattati, i bicarbonati, posso sapere anche la concentrazione ematica, anzi meglio del siero, del potassio, del sodio e così via, il pH. Ma sto parlando di un termine che si confronta con quale elemento? Essenzialmente acqua, perché il sangue è un fluido e in parte aria. Ma tutta la tecnologia della biofisica, come appunto il digitale, ci aprono verso altri elementi, aria e spazio. E quindi nelle porte di ingresso inizia a intrufolarsi un'altra possibile credenza. Quando noi approcciamo da un punto di vista diagnostico con un esame strumentale, un'ecografia, un TAC e così via, noi entriamo nella densità, entriamo in qualcosa che è più solido, è collegato alla terra e acqua, ma è anche energia se ci spostiamo sul fronte della PET, è anche dinamico. Quindi al medico oggi cosa serve? A me clinico oggi cosa serve? Lo studio non parte sul libro. Lo studio parte sull'osservazione del sé. In effetti, più che studiare è osservare, riflettere, esaminare. Noi abbiamo poco tempo per riflettere. In genere leggiamo o seguiamo su internet, memorizziamo e ripetiamo. Siamo sicuramente costretti, ovviamente laddove ci troviamo di fronte a delle acquisizioni che sono state notificate, codificate, ma negli spazi più semplici il meccanismo dell'osservazione, che è una porta verso l'attivazione di livelli diversi di coscienza e della consapevolezza, è molto limitato. Non c'è tempo, scappiamo, viaggiamo, aspettiamo da lunedì al venerdì, soprattutto in alcuni territori. E già durante il periodo da lunedì a venerdì non vediamo l'ora che arrivi sabato e la domenica per fuggire, per chiudere con l'attività intensa lavorativa e staccare. Il medico che ha un percorso che va dalla medicina convenzionale, quindi parlo della mia esperienza perché nient'altro è che poter raccontare di quella che è la mia storia, che ovviamente in questo percorso si è avvicinata anche ai vari settori delle medicine non convenzionali, è spinto da un interesse. Quello man mano di poter entrare nel dialogo, in questo campo di comunicazione, con curiosità, con interesse, per poter cercare di comprendere
da un punto di vista di comunicazione innanzitutto, che è un aspetto fondamentale nel rapporto col paziente, dove non è soltanto comunicazione verbale o non verbale, già energetica. E già il fatto di esserci, io ci sono e dedico una certa quota di tempo, o io non ci sono o dedico una piccola quota di tempo. Bene, di entrare in questo campo di comunicazione con il paziente e di cercare di comprendere qual è la richiesta del suo organismo, ovvero detto in termini integrando convenzionale e non convenzionale, qual è la ricerca del suo essere, dove nell'organismo tutte le nuove conoscenze, la nuova tecnologia ci dice andiamo anche oltre, c'è un campo elettromagnetico, quindi andiamo oltre, cosa mi sta chiedendo? In che cosa io, con la competenza specifica del settore, posso essere tramite di benessere, di salute, di prevenzione? Ed in questa relazione io sono soltanto soggetto attivo, osservatore, o il rapporto in molti aspetti è simile, dove anche il nostro paziente diventa anche attivo? Quante volte siamo condizionati dal paziente? Ieri abbiamo visto con un collega un esame, un report dell'S-Drive, e man mano che le vedevamo ho detto senti, non mi dire la storia del paziente, perché quando è possibile mi piace prima esaminare un parametro prima di sapere la storia del paziente, perché il paziente nel momento in cui lo descrivo nelle sue manifestazioni è già un campo presente di energia, mi crea già un'interazione, quindi diventa già attivo e va in parte a creare un'interferenza nel settore della neutralità. Questo non vuol dire non porre le domande al paziente, questo non vuol dire non porre ovviamente la raccolta anamnestica o non visitarlo, ma l'esperienza pone la curiosità della giusta interazione. Quindi una metodologia ovviamente che ci porta in un nuovo spazio, rivoluzione, consapevolezza. Siamo ad altri livelli di consapevolezza, le nostre credenze del passato si stanno man mano sostituendo alle nuove credenze nel campo unificato che appunto nasce nella fisica, che è stato portato anche in altre scienze, espressione campo unificato è il tutto, è l'uno, dove noi siamo parte presente, attiva. Quindi nel campo unificato il movimento, poiché io che mi muovo su questo pavimento con la moquette, mi muovo sulla terra che stavolta si muove su di sé, ma si muove intorno al sole, nel nostro sistema solare che si muove nella nostra galassia, che si muove, quindi un rapporto dinamico. La nuova diagnostica per poter comprendere la giusta direzione terapeutica deve quindi seguire una comunicazione che tenga presenti questi spazi e queste modalità interattive. Una comunicazione flessibile, quindi un rispetto della flessibilità del nostro organismo. Una valutazione dinamica, quindi flessibile indica dinamica. Io mi modifico, e questo ce lo dicono alcuni esami. Sappiamo come un'emoglobina glicata ci dice grosso modo qual è il nostro assetto glicemico di circa 90 giorni. Sappiamo come la valutazione del capello ci dà un'indicazione della nostra frequenza, del nostro complesso, del nostro suono di registrazione di circa 90 giorni. Quindi abbiamo un'idea di un certo periodo. E quindi di questo periodo noi possiamo eseguire questa registrazione. Quindi noi abbiamo man mano l'osservazione clinica, l'osservazione del paziente, ci pone in una dimensione in cui molte credenze appunto
sono da risistemare, naturalmente, e quelle del passato non sono da condannare, sono da ricollocare nel giusto ambito di uno spazio unificato in cui giustamente avevano senso. Quindi la dinamica dell'evoluzione ci porta a riposizionarci. Cosa accadeva dal punto clinico? Il c'era una volta. Si partiva da una soglia iatrotropica, cioè il paziente si recava al medico quando? Aveva un problema, aveva un dolore. È anche vero che non tutti abbiamo la stessa sensibilità, quindi la soglia è molto soggettiva. Quindi io posso tenermi del prurito, un'eruzione, o io ho timore che l'eruzione possa essere una grave infezione e ricorrevano subito dal medico. Quindi il paziente si rivolgeva soprattutto con un atteggiamento apparentemente passivo nella comunicazione e noi cosa facevamo? Esaminavamo ovviamente l'aspetto sia soggettivo che oggettivo, quindi ci facevamo innanzitutto raccontare dal paziente perché ricorreva a noi, perché viene, qual è il problema, o molte volte tipo al pronto soccorso avevamo un modo direttamente di esaminare, quindi entravamo direttamente nello spazio oggettivo e quindi completavamo con una semeiotica fisica, esami di laboratorio, strumentari, cominciavamo a postulare delle ipotesi diagnostiche e quindi con le verifiche delle varie indagini formulavamo una diagnosi e quindi terapia. A distanza di un tot tempo la terapia veniva somministrata oppure consigliata per un mese, due settimane, il paziente veniva rivisto e il tutto veniva riposizionato. Anche in questo senso qualcosa è accaduto, è cambiato. Allora il paziente viene molte volte già con una sua diagnosi, una sua terapia. Il paziente è entrato su internet, si è andato a acquistare tutti i libri possibili, in libreria, si è fatto una sua cultura, ha frequentato corsi di qualsiasi competenza, il paziente ha già provato anche delle procedure, quindi la soglia iatrotropica è diversa. Molte volte il paziente viene in realtà per farsi una chiacchierata con il medico, perché ha già delle sue credenze sulla relazione e quindi vuole procedere. Per cui, tranne nelle grosse emergenze, tranne nel pronto soccorso, tranne nelle patologie acute, noi ci troviamo in uno stravolgimento. Bene, infiammazione, l'argomento dell'incontro di oggi. Inflammation, infiammare, accendere, dalla mia parte si direbbe appicciare, mettere rosso, mettere fuoco, e le infiammazioni fredde dove le mettiamo? Quindi anche il termine infiammazione forse è una credenza che nel tempo diventerà una codifica con un'altra espressione, anche dal punto di vista semeiotico e semeiologico, quindi di espressione anche linguistica. L'infiammazione, abbiamo cominciato a verificare che c'è un'infiammazione rossa, c'è un'infiammazione fredda, acuta, cronica, e poi siamo stati bravi, abbiamo individuato la silent inflammation, infiammazione silente, e l'infiammazione cronica, abbiamo individuato la senescenza come una tipologia di infiammazione cronica, quindi abbiamo attivato i percorsi di studio dell'aging, dell'anti-aging. Nelle medicine tradizionali c'è sempre stato tutto questo. Nel giardino di Minerva ci stanno le basi per tutto questo. Ma nella nostra codifica siamo arrivati a livello di consapevolezza più recentemente. Bene, vogliamo nella nostra tempistica accelerare questi termini. Vogliamo diventare sempre più veloci. L'ideale sarebbe che il paziente ci viene, lo inseriamo in un sistema, gli passiamo una macchinetta su, facciamo diagnostica e il paziente va via. E noi abbiamo già pronta la terapia. Saltiamo tutta quella che è la dinamica del contatto col paziente, anche il contatto della visita, l'esame del polso, è un'interazione fondamentale col paziente. Il polso veramente fornisce moltissime informazioni, non soltanto la frequenza.
fornisce delle informazioni fondamentali perché il cuore nelle medicine antiche, anche nella nostra tradizione mediterranea, era considerato il centro, perché il sangue comunque passa dal cuore e comunque riceve le informazioni. E quindi tramite il sangue arrivavano queste informazioni che l'attivazione di una determinata sensorialità riusciva a individuare. Quanti di noi hanno fatto un'esperienza in una camera di deprivazione sensoriale? Chi di noi ha mai visto film come Essere John Malkovich? Film surreale, interessante. In realtà questo spazio è legato alla nostra sensorialità, tutta la nostra tecnologia è legata alla nostra sensorialità. Sistemi nuovi digitali ampliano la nostra sensorialità, ci consentono di entrare in altri spazi altrimenti per noi ancora ignoti. Quindi è un sistema che apre ad un futuro che ci discosta da un passato dove nel vedere il paziente, nel formulare l'aspetto diagnostico, noi valutavamo alcuni parametri. Quindi c'è chi di nuovo partiva dall'anamnesi patologica prossima, almeno a me piaceva fare così e faccio tuttora così, per andare alla remota, alla familiare, alla fisiologica. C'è ancora qualcuno che ama invece partire dalla familiare, dalla fisiologica e così via. Questione di sensorialità, questione di campo di interazione, ma anche qui è cambiato tutto. Ci sono stati cambiamenti della flora e della fauna. I nostri batteri sono cambiati, il Mediterraneo si è surriscaldato, grazie anche allo Stromboli che sta eruttando continuamente. Stanno comparendo nuove specie di batteri putrefacenti, quindi sta cambiando il tutto. Quindi tutto deve poter man mano entrare in questo nuovo spazio del campo unificato per poter mantenere il giusto tempo con quella che è la flessibilità dei nostri sistemi, avendo sempre presente il limite dell'umanità, perché il delirio di onnipotenza purtroppo in noi esseri umani è sempre lì, presente alle spalle. Quindi è cambiato tutto, gli stili originari dell'essere umano non ci sono, parliamo di alimentazione propria dell'uomo. E gli alimenti dove stanno? Gli alimenti proprio dell'uomo? Riusciamo a recuperarli? Ci sono dei centri, per esempio in Sicilia, dove i contadini hanno conservato dei semi antichissimi. E l'essere umano ha un sistema, un codice completamente rigido, o è flessibile, o è capace di comunicazione, o è capace di evoluzione? E quali sono i gradi di libertà? Epigenetica. Io vedo il concetto di epigenetica come gradi di libertà, minori o maggiori. Epigenetica è l'interazione con i nostri geni, quindi è l'interazione con il nostro spazio, con la nostra struttura genica, che può essere inficiata, per esempio, da un carico di tossine elettromagnetico, ma anche dalla presenza di materiale genico di microrganismi. L'RNA, il microRNA dei nostri microrganismi comunica col nostro materiale genico. I nostri bioti comunicano anche tramite frequenze elettromagnetiche, addirittura col nostro sistema cellulare e nervoso, non soltanto mediante produzione di neurotrasmettitori. Quindi stiamo veramente risvegliandoci in uno spazio. Qualche giorno fa hanno dato Capitan America. La televisione Capitan America si risveglia dopo 70 anni. Bene, noi siamo in questa sorta di tempo. Io lo vedo più come un momento in cui ci stiamo svegliando, il mondo intorno ci sta cambiando, ci sta dicendo la Terra, lo spazio della galassia dove ci stiamo spostando, guardate che c'è qualcosa di diverso intorno. Quindi anche voi cominciate ad essere diversi, esaminatevi diversamente. Stili di vita, cambiamenti climatici, ma anche cambiamenti di tutto ciò che c'è intorno a noi, virus, batteri, lieviti, muffe, spore, e ovviamente un carico ambientale che risente di fattori legati anche alla tecnologia. La tecnologia nell'evoluzione ovviamente fornisce anche come il nostro metabolismo
cataboliti. Noi abbiamo un sistema metabolico che ha una fase anabolica e una fase catabolica. Ma perché nell'ambito delle tecnologie non esaminiamo il destino dei cataboliti? Perché nell'ambito di una prescrizione nutrizionale non osserviamo a quale filiera ci colleghiamo? Yoga è una parola orientale che vuol dire unione, ma lo yoga che noi tutti inconsapevolmente applichiamo ogni giorno è quando beviamo e mangiamo. Io quando bevo e mangio creo yoga con l'acqua e col cibo, e nello yoga io attivo un collegamento, un sistema. In tutto questo percorso una prescrizione nutrizionale, nutraceutica, dietetica dovrebbe considerare anche queste sequenze, cosa avviene in questi altri ambiti del metabolismo, anabolismo e catabolismo delle scorie, allevamenti intensivi, agricoltura intensiva e così via. Quindi nuove modalità per cui anche dal punto di vista della valutazione dei parametri del nostro assetto nutrizionale, sicuramente minerali, vitamine, acidi grassi, aminoacidi, antiossidanti sono degli elementi fondamentali perché ovviamente ci danno un'idea della nostra struttura, ma non ci basta più soltanto la valutazione di quello che può essere riscontrato nel siero. Vorremmo entrare di più nella cellula. In questa comunicazione vorremmo entrare ancora di più nel particolare e non solo nella cellula ma anche nell'extracellulare, perché la cellula ha un continuo spazio di interazione con l'extracellulare, considerato anche che il nostro sistema è un sistema di flusso aperto, noi siamo un canale vuoto, quindi noi siamo nati per comunicare. In questo canale vuoto però ovviamente abbiamo una nostra frequenza, una nostra modalità, una nostra fisiologia, un nostro metabolismo che prende, quando è consapevole in armonia con il proprio sé, ciò che è simile a sé ed è utile ed elimina ciò che non è utile. Quindi la nuova metodologia di interazione si chiede cosa accade nella cellula, cosa accade nella microcellula, cosa accade nello spazio tra le cellule, quindi nuove scienze, la membranologia e così via. Cioè vogliamo una valutazione flessibile, dinamica, in vivo, nel micro, ma che mi dia non soltanto parametri biochimici, ma parametri biofisici. Tutti questi elementi hanno cariche. Sappiamo, gli aminoacidi hanno cariche, anche i nostri sistemi antiossidanti, anche i nostri sistemi, quando parliamo di citocromo P450 parliamo di un sistema che ha una frequenza a 450, tutti questi nutrienti corrispondono a delle frequenze, ecco perché poi noi possiamo anche capovolgere il sistema e quindi partire da una valutazione biofisica completata con una valutazione biochimica. Il nuovo cambiamento ci ha dato il risveglio e consideriamo adesso altri ambiti, radiazioni, ma le radiazioni sono sempre esistite sulla Terra. Il radon c'è sempre stato. Tossici, chimici, elettromagnetismo, resistenze virali, micotiche, batteriche, resistenze alimentari. E i dinosauri sono spariti, pare per meteoriti. L'arrivo di un meteorite avrà creato sicuramente anche un campo elettromagnetico. Quindi noi siamo in continua dinamica evoluzione e quindi al medico servono dei sistemi per poter entrare nella maggiore capacità di comunicare col paziente, che entrino sempre di più in modo flessibile, dinamico, ma integrato, completo, ovviamente col limite della competenza e della conoscenza, nel poter agire in questo sistema di flusso aperto. L'acqua. Vi sentite dissetati quando bevete? A me purtroppo capita, ormai da molti mesi, di bere e di avere difficoltà a sentirmi dissetate, non perché abbia delle problematiche. Noi parliamo di cibo, ma l'acqua l'abbiamo considerata. L'acqua è il primo nutrimento.
le acque si sono tutte acidificate, il mare è acidificato, come lo comprendiamo? Proviamo a reggerci a galla. Se abbiamo più difficoltà rispetto a quello che è la nostra memoria, e non perché abbiamo disimparato a lasciarci andare, ma perché la salinità del mare si è ridotta, perché deve compensare un livello di acidificazione, e questo ci dice che qualcosa è accaduto nel nostro sistema. Ora, quando c'è acidificazione nel nostro metabolita intestinale, vuol dire appunto catabolismo, vuol dire distruzione. La fase acida è una fase distruttiva, utile nel sistema, ma è una fase ovviamente distruttiva. Acqua, elemento fondamentale. Aria, fuoco, la vita è fuoco. Ciò che ci distingue da quando viviamo a quando lasciamo questa vita è il calore. La respirazione è una pompa che attiva questo calore. Noi siamo in vita nell'utero di nostra madre prima ancora di avere la respirazione meccanica. Fuoco vuol dire respirazione mitocondriale. E il fuoco mitocondriale che ci collega alla madre, sia negli esseri umani, sia negli animali, sia nelle piante, ad un concetto della madre che è il concetto dove, ovviamente, in quest'ambito riunisce. Quindi i vari elementi, quindi esamina dei vari elementi, terra, la nostra pietra che ci collega, e le nostre piante, la linfa, il sangue delle piante con le quali scambiamo clorofilla tra i vari antiossidanti, ma perché non viene considerata la clorofilla? È il primo antiossidante. Perché non pensiamo di rinutrire il sistema con la clorofilla? In realtà, quando riusciamo a nutrirci con delle verdure fresche, noi prendiamo innanzitutto clorofilla, che ha ovviamente una struttura molto simile alla nostra emoglobina, ma a magnesio al posto del ferro, un minerale modulatore dei nostri sistemi, modulatore di membrana, fondamentale. Queste sono immagini, questa è un'immagine del mare, e quindi guardare nell'orizzonte per ricostruire un campo unificato di stressors. Vediamo soltanto i nemici, ma anche gli amici possono essere fonte di squilibrio nella nostra flessibilità, perché anche l'amico nel tempo può diventare tanto e può invadere il territorio, e quindi in questo spazio soggettivo va ricollocato. Tutto deve essere ricollocato, ma dove? Nello spazio personale, individuale. La dieta deve essere individualizzata, non soltanto ad personam, ma secondo flessibilità, nella fase di osservazione di vita. Ecco perché i sistemi che debbono dirci nella fase evolutiva qual è non soltanto la nostra tolleranza o intolleranza, la nostra allergia o non allergia, ma anche la nostra sensibilità, perché noi siamo appunto in continua evoluzione, e una dieta non può essere rigida e stabile per anni. Noi siamo in trasformazione, ma in tutto questo sistema adattare, anche attivare, favorire il risveglio della consapevolezza nel paziente, nell'osservazione. A tutto questo, alle nuove indagini diagnostiche, dal punto di vista biofisico, si vanno ad accompagnare anche nuovi dati, l'individuazione dei polimorfismi genetici. Bene, avremo modo di vedere nella parte pratica alcuni test, alcuni report. Ci sono dei report dove, per esempio, è molto espresso il campo della radiazione. Mi è capitato di osservare delle famiglie con uno stesso ambito di esposizione, ma non tutti i soggetti avevano positività al report per radiazione. Questo vuol dire che non è che noi siamo passivi completamente nei confronti dell'ambiente. Questo vuol dire che ci sono dei soggetti che andrebbero più tutelati, perché sono più delicati, più sensibili all'ambiente, e abbiamo anche motivazioni nei polimorfismi, quindi nell'espressione anche genica di base, che va insieme. Ma il polimorfismo genetico, che viene in genere studiato sul nostro genoma,
non è da solo, risente anche di che cosa? Di altre reattività, per esempio di tutti i sistemi di trasporto di membrana. Io posso avere una super struttura del mio genoma, però ciò anche in seguito per esempio delle interferenze ambientali, una struttura di membrana di trasporto, proteine di trasporto, per esempio io mangio molta piperina, in alcune culture i faraoni si nutrivano molto del pepe nero, ma anche alcune culture orientali, beh, la piperina è una molecola interessante che inganna le proteine di trasporto, in particolare inganna una proteina, la pi-glicoproteina di trasporto, che è una proteina di efflusso, per cui se io nella mia abitudine mi prendo molta piperina, mi piace molto il pepe nero, praticamente io inattivo questa proteina di efflusso. E quindi la curcumina, ma anche altre molecole, anche farmaci, per esempio anche un'ampicillina, che io per caso sto assumendo in contemporanea, viene maggiormente assorbita ed ha un'emivita maggiore nel mio sangue, perché la piperina ha anche un'azione non soltanto sulla pi-glicoproteina, ma anche sul citocromo P450 3A4, ma anche sul sistema di glucuronazione, per cui mi mantiene alto non soltanto la concentrazione di curcumina, ma anche di ampicillina. Per cui che io abbia decodificato soltanto l'assetto genico, interessante, ma perdo la visione integrale. Dovrei anche esaminare nella mia abitudine alimentare, quindi nel mio campo di interferenza, anche quello che accade per eventi non genici. Ed ancora, nello stesso settore genico, l'interazione con i bioti. Il nostro biota rilascia materiale genico, rilascia microRNA. Il nostro biota produce neurotrasmettitori. Sappiamo per esempio come lo stress può addirittura agire anche sulla nostra espressione genomica e sulla trasmissione ereditaria della nostra espressione genomica, ma anche campi elettrici, magnetici, condizioni ambientali. Quindi nella visione attuale non possiamo parlare di settori isolati, sicuramente i settori devono essere ultra specialistici e quindi bisogna entrare con una mentalità ultra specializzata, ma devono dialogare, perché in questo tempo il tempo è di dialogare, non posso vedere solo il genoma, devo vedere tutto ciò che ho intorno e anche la mia modalità di essere presente nello stesso ambiente. E quindi l'S Drive, col sistema Report Cell Wellbeing, ci dà una estrema apertura, io lo vedo come un sistema che ci ha aperto un portale interessantissimo, ci sta portando nella consapevolezza, nel risveglio, in un'altra parte del campo unificato. Ci sta portando, ma dobbiamo noi innanzitutto risvegliarci e riportarci in un altro sistema di approccio dove il tutto è in divenire. Quindi sicuramente è importante una parte solida che ci ancora, che ci dice la storia fino a quando io ho scritto, la storia fino a quando io ho preparato questo materiale, ma da quel momento tutto può essere anche cambiato. Quindi questa grande capacità anche nella nostra stessa modalità di approccio, di essere allo stesso tempo ben radicati ma anche maleabili, duttili, ovvero flessibili, adattabili alle novità. E ovviamente con le verifiche scientifiche, perché siamo sempre persone di scienza. Quindi in tutto questo nuovo approccio, infiammazione cronica silente, è già tardi. Io non dovrei osservare il paziente in fase di infiammazione cronica silente, perché ho sicuramente degli ambiti interessanti. Per esempio uno dei corsi ECM che ho tenuto tra fine anno scorso e quest'anno in giro per l'Italia è un corso sulla diabesità, perché la diabesità è una patologia ad altissima prevalenza, ormai interessa anche i bambini, quindi è una patologia su cui bisognava incontrarsi, parlare,
però abbiamo tutte le problematiche. L'infiammazione è la base e comunque è un nucleo fondamentale in tutte le patologie degenerative, nelle patologie neoplastiche, ma anche nelle patologie psichiche comportamentali. Quindi in tutti gli spazi altera le cellule, aumenta l'acido arachidonico, l'acido arachidonico aumentato, i radicali liberi, gli acidi grassi trans, ne parlerà il collega, sono dei fattori correlati con lo stato infiammatorio, ma il sistema è molto più ampio. Quindi se io riesco a dialogare con il sistema, con una tempistica che è più in risonanza, in assetto con il nuovo tempo, io posso essere più specifica, cioè entrare nella lingua specifica del soggetto. E quindi perché il paziente diventa diabetico? Perché ha un'alterata tolleranza glucidica? Perché il paziente ha un'emoglobina glicata alta o un acido urico alto? Quante volte consideriamo l'acido urico come fattore espressione di infiammazione? Eppure l'acido urico è un'espressione non soltanto di chi ha una patologia a modalità genetica gottosa, è espressione di una problematica di stress ossidativo. E quindi quante volte noi inquadriamo l'omocisteina nell'ambito di uno stress tiolico, legato appunto con i tioli, dei quali l'omocisteina fa parte? Quante volte noi vediamo l'emoglobina glicata collegata con un altro stato infiammatorio, che è lo stress carbonilico? Sono tutte forme di infiammazione. Se noi riuscissimo a intervenire precocemente, se riuscissimo ad entrare in questo circuito, perché sono settori, ma fanno parte di un circuito che dialoga, interattivo, dove ovviamente abbiamo tantissimi aspetti, quindi i cibi, gli alimenti, quelli ai quali noi possiamo essere sensibili, le vitamine, ovviamente queste sono tutte espressioni di parametri funzionali, qualitativi, non quantitativi, non dosabili. Quindi quante volte capita al clinico di osservare un paziente che viene e c'ha un'anemia macrocitica già valutata in settori ultra specialistici, correlata con un deficit di acido folico, somministrato l'acido folico, con una risposta ematica di normalizzazione dei valori, ma con una persistenza di macrocitosi. Quante volte noi di fronte ad eventi simili ci fermiamo e quante volte cerchiamo di comprendere altro? Ci sono per esempio spazi di intossicazione, metalli pesanti, o quell'acido folico che noi desiamo nel sangue in realtà sulla cellula non è funzionale. Per esempio ha cambiato il suo assetto elettromagnetico. E quindi è dosabile nel sangue secondo una metodica biochimica, ma sarebbe interessante verificare se la stessa quantità biochimica corrisponderebbe anche ad una positività di una valutazione del siero secondo una metodica biofisica. E quindi ci sono dei lavori eseguiti sui frattali, su alcune piante, Università ECNR di Perugia e di Padova, che cercano di rispondere a queste domande. Io ho due piante, una pianta originaria, un'altra coltivata in una serra, alla fine ottengo uno stesso nutraceutico, voglio capire, ho un integratore, l'integratore fa parte della quota dei nostri nutrienti, il nutraceutico ha una funzione e interviene ad un livello di modulazione anche terapeutica e preventiva. Voglio verificare se, per esempio, in una curcuma originaria, una curcuma coltivata in serra, la curcumina è presente, la posso dosare quantitativamente. Allora hanno fatto lavori verificando che la pianta originaria ha una struttura nell'ambito del frattale, quindi come valutazione fisica, diversa. Quindi, se è possibile realizzarlo su una pianta, questo ambito di lavoro sarebbe interessante portarlo man mano anche nei nostri sistemi biologici. Non soltanto valutazioni biochimiche, ma valutazioni anche biofisiche. E quindi minerali. Quante volte i minerali sono chelati? Prendo frutta, vuota, calorie vuote. Prendo minerali, vuoti, chelati.
prendo integratori, quali? Quindi grosso settore della nutraceutica e gli alimenti. Gli alimenti sono riconosciuti. Qual è la memoria cellulare? La base ancorata è quella evolutiva della flessibilità, è la memoria territoriale, la memoria della propria storia emozionale, comportamentale, culturale. Quindi tutto questo spazio, resistenza quindi presenza di interferenze anche elettromagnetiche. Sappiamo che i bioti hanno un campo anche elettromagnetico, non soltanto tra di loro comunicano mediante molecole chimiche, ma anche con delle frequenze anche luminose, e ormai sappiamo che anche con le nostre cellule. Quindi intossicazioni, radiazioni, ma anche spazi, interferenze anche elettromagnetiche, e siamo pieni nel campo elettromagnetico, ma non tutti siamo sensibili allo stesso modo, perché ci sono tanti fattori di livelli diversi, non soltanto genico, che creano appunto delle differenze, quindi delle modulazioni, anche variabili nel tempo nello stesso individuo. E quindi, così come i nostri aminoacidi, ciò di cui ci nutriamo, il nutraceutico, l'integratore, come è stato ottenuto? Acidi grassi, gli acidi grassi come sono stati estratti? Con solvente? Con lipasi? Ma quando noi consigliamo un nutraceutico, un integratore, esaminiamo soltanto la composizione riportata, o ci informiamo anche sulla modalità di preparazione e di estrazione? Un solvente dà un cambio, anche se viene completamente poi eliminato, no? Espulso nella fase finale di preparazione, dà sicuramente un'interazione, se visto che ci sono delle reattività diverse. Quindi ci dobbiamo porre anche in un atteggiamento, anche noi interattivo e non passivo, anche su quello che poi indichiamo al nostro paziente. La dieta non può essere solo stilata in base a sensibilità, intolleranza, calcolo ormonale e altro. Modalità di preparazione, modalità di cottura, origine degli alimenti. Da tutti i punti di vista, quindi diventa estremamente complesso, ma estremamente semplice se andiamo per gradi nel rispetto dell'individualità. E sicuramente in tutti gli ambiti, come dicono le antiche medicine tradizionali, c'è un elemento, il primo, che è la nostra frequenza. C'è chi è che benedice il cibo, c'è chi è che benedice il pane prima di spezzarlo. Quella frequenza può intervenire e può modulare. Quindi tutto questo tempo accelerato di trasformazione, interazione, tutto questo nuovo aspetto che ci pone apparentemente in velocità, ma queste velocità potrebbero portarci un atteggiamento di esame superficiale, e sicuramente la richiesta della biodisponibilità molecolare, non soltanto biofisica, biochimica, ma anche biofisica, e quindi riportare tutto il nostro sistema verso quanto più possibile è originario e cercarlo, ci stanno dei semi, mantenere il criterio di flessibilità metabolica del paziente, considerato la memoria molecolare, la consapevolezza e la coscienza. Il medico è colui che è il primo in questo settore oggetto della sua osservazione. Quindi il medico deve entrare in un campo di coscienza e di consapevolezza dove il suo ruolo attivo, ma anche recettivo nei confronti del paziente, diventa fondamentale. Lo spazio è infinito, quindi nel tempo di esame, che per noi è un tempo zero, perché chi viene la prima volta a seguire la presentazione di questi ambiti, diventa estremamente interessante quando, dopo verifica di casi, e quindi parlo ancora della mia esperienza, vedo il paziente al tempo zero con un report test drive, per esempio strapieno dal punto di vista funzionale di segnalazione di metalli
tossici o di radiazione o di tracce funzionali di virus o batteri o miceti, ma lo vedo con una dinamica ampia, interattiva su più ambiti, per cui ricevo delle informazioni che mi permettono di entrare in un settore più specifico. Diverso è il percorso terapeutico di un paziente che ha positività per miceti insieme a radiazioni o a metalli pesanti. Diverso è il percorso terapeutico di un paziente che ha positività per funghi con un campo segnalato di sensibilità al grano. Mi apre a percorsi ulteriori diagnostici, ematici, funzionali completamente diversi. Quindi sicuramente l'S-Drive apre nuovi spazi interattivi, dinamici fra gli ambiti diversi negli spazi della metabolomica, estremamente interessanti sia nelle prime valutazioni sia nel monitoraggio, interessanti anche nell'entrare nel dialogo specifico in questo bellissimo rapporto soggetto-oggetto che è il senso della vita. Il film Essere John Malkovich è un film che mi ha colpito in modo interessante, perché in effetti nasciamo a un certo punto, quando la nostra consapevolezza un po' si attiva, ci viene insegnato come ti chiami in aereo. C'erano davanti a me, sia sulla sinistra che alla destra, delle famiglie con bambini piccoli, e le mamme chiedevano agli altri bambini dell'altra famiglia: come ti chiami? Qual è il tuo nome? Come ti chiami? Qual è il tuo nome? Sono entrato in questa dimensione e mi è stato dato un nome. Sono entrato in un campo culturale di abitudine e l'altro. Ma dentro la mia memoria cosa dice? Io dentro chi sono? La ricerca del sé, l'antica ricerca del Mediterraneo, Gnosis Auton, socratico, è uno spazio bellissimo che credo abbia tra tutti gli altri vantaggi quello di aprirci ad una interattività di consapevolezza, di confronto e di incontro culturale veramente da campo unificato. Grazie.